Scusate, direi che proviamo a cominciare perché c'è un problema di orario sull'uso dell'ascensore. Quindi. Bene, buonasera a tutti e benvenuti alla presentazione del libro Nicola Matteucci, mio fratello, di Anna Maria Matteucci. Mi chiamo Eleonora Capelli, sono una giornalista di Repubblica, sono stata indegnamente chiamata a moderare questo incontro con tutta questa platea e anche questo panel di professori che per fortuna quando mi è capitato mi avevano promosso all'università, se no sarei un po' in difficoltà. Però il primo intervento è per Gregorio Matteucci, il figlio dell'intellettuale filosofo a cui è stato dedicato il libro, per i saluti. Buonasera, io voglio solo salutarvi e voglio ringraziare voi, ma soprattutto la zia che con grande amore e grande dizione ha fatto un libro su papà, con un punto di vista familiare e quindi ha recuperato le lettere, gli scritti di papà e quindi un ringraziamento, un grande abbraccio a voi, ma soprattutto alla zia Titti. Grazie. Bene, io rubo pochissimo tempo perché ci sono appunto relatori molto più qualificati di me. Voglio solo ringraziare moltissimo il Mulino per avermi invitato in questa occasione, perché questo mi ha offerto la possibilità di leggere questo libro, che veramente vi consiglio, perché è un libro bellissimo. È proprio un viaggio nel passato, molto molto intimo. E mescola occasioni familiari con le tappe di una carriera sfolgorante, insomma, di una carriera importantissima nell'accademia e nel mondo del pensiero in generale, che arriva fino poi anche alla fondazione del Mulino stesso. Quindi anche solo le fotografie sono veramente un documento molto molto prezioso. In questo libro si mettono insieme appunto i pranzi di Natale con i tortellini alla panna assolutamente banditi, la Macedonia fatta di frutta e verdura fatta da Matteucci, la passione per lo sci con Nino Andreatta che fa sci, però poi si dimentica la pipa accesa nella tasca dell'Oden. Quindi ci sono dei momenti gustosissimi, proprio naturalmente. Il matrimonio di Matteucci, la nascita dei figli, e a tutto questo naturalmente si interseca l'attività di studioso, l'attività accademica, quindi la cattedra all'università, le tesi, la tesi su Gramsci che lascia tutti un po' stupiti, perché questo liberale non liberista, come viene più volte definito nel libro, sceglie un argomento che sembra lontano dalle sue corde, e invece poi si rivela un lettore e uno studioso attentissimo. E tutto questo appunto si snoda in questa vita così bella, perché è passata a leggere, a studiare e a insegnare, che è l'altro elemento che c'è appunto nel libro, ed è l'elemento che poi oggi ci porta qui, perché noi abbiamo gli allievi di Matteucci a parlare con noi, quindi noi andiamo in rigoroso ordine d'arrivo, perché la parola va prima a professor Bonazzi, che oggi professore emerito dell'Alma Mater in Storia e Istituzioni del Nord America, che si fregia del titolo di allievo più vecchio. Sì, Ok, e poi appunto invece il professor Giovanni Giorgini, che invece è l'allievo più giovane, diciamo, in questo nostro excursus, che è ordinario di storia delle dottrine politiche al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, e quindi dopo naturalmente daremo la parola all'autrice del libro per avere il loro contributo su questa storia proprio eccezionale, che dà anche un grandissimo senso di nostalgia, anche a me che non ho vissuto nessuna di queste tappe, se non appunto per averle poi lette sui libri, perché c'è una definizione di populismo scritta nel 68, credo, che è perfetta per i giorni nostri. Quindi è proprio un libro che può aiutare anche a raccapezzarsi oggi. Io lascio la parola a Bonazzi, scusandomi per eventuali imprecisioni. grazie.
Grazie, naturalmente sono onorato, ma forse più che onorato sono commosso per il fatto di essere qui a ricordare Nicola, e forse ancora di più per il fatto di essere qui a ricordare Nicola come il suo primo allievo, il suo allievo più antico. Ora, il titolo che Titi Matteucci ha dato al suo libro è Nicola Matteucci, mio fratello. E dato che per me Nicola Matteucci è una figura paterna, posso dire che Titi è mia zia. Ed è una zia per me, ed è una zia anche preziosa per chiunque intenda avvicinarsi e studiare Nicola. Tanto ricchi sono i due registri che si intrecciano nelle sue pagine. Da un lato la vita privata di Nicola, dall'altro quella di uno studioso, ricostruita attraverso una amplissima scelta dei suoi appunti e della sua corrispondenza. E tanto ci sarebbe ancora da scavare, ammonisce Titti, nei faldoni dei suoi appunti e delle sue lettere, e speriamo che qualcuno ci si voglia mettere. Il libro nasce, dice Titti, da una promessa rotta, quella che lei e Nicola si erano fatti da giovanissimi, di non leggere mai i rispettivi scritti. Ma, cito, dopo la sua scomparsa ho voluto rendermi conto di come fosse possibile che quel bambino che otteneva sempre 5 in italiano avesse, una volta diventato adulto, pubblicato tanti libri. E qui, a mio avviso, è la chiave di volta che fa dei due registri, quello personale e quello scientifico, una cosa sola e compatta il libro. Da un lato c'è Titi bambina, che immagino osservare con la cattiverietta della sorella minore gli insuccessi del fratello maggiore in italiano, e dopo la sua scomparsa sente il bisogno di comprenderne la trasformazione da anatroccolo in cigno. Per riuscirci capisce che deve fare dei ricordi del loro comune passato e della biografia intellettuale di Nicola un tutto unico. Cosa possibile, anche se difficile in pratica, perché occorre mettere le mani nei tanti faldoni di appunti e di lettere di Nicola nella villa di San Sisto, al Mulino, nella casa di Titti in piazza Aldrovandi. Un lavoro erculeo che Titti, apparentemente fragile, ha fatto al meglio riuscendo nell'impresa che si era proposta. E qui c'è la magia del libro, che credo si scorga al meglio nella sorta di sottesa meraviglia di Titti per il fatto che dai suoi ricordi che intessono la biografia di Nicola si possa passare con estrema naturalezza alla sua intensa vita intellettuale e scientifica, al reticolo di rapporti con i maggiori nomi del pensiero italiano postbellico. Le due parti di Matteucci vengono così a compattarsi, a rafforzarsi reciprocamente, con i primi capitoli sulla sua infanzia e giovinezza che aprono perfettamente la scena sullo studioso. Una scoperta per me, perché Nicola parlava pochissimo delle sue vicende personali. Devo dire che nel periodo in cui ci frequentavamo di più, quello in cui insegnava la facoltà di scienze politiche, ricordo poche volte in cui abbia parlato delle sue vicende personali. E lo stesso mi hanno detto altri, e lo stesso scrive Titti. È stata quindi una felice scoperta leggere nel libro un diffuso racconto dell'infanzia di Nicola. Ne esce l'immagine di un bambino dalla fantasia accesa e dalle continue iniziative, le sparatorie contro gli indiani, i presepi allestiti con cascate, laghi e montagne, il trascinare mobili per casa per creare una sorta di nuova abitazione, e durante le vacanze estive in collina l'impegnare la sorella a cercare il vitello d'oro facendole scavare buche e buche in terra con un cucchiaio. Titti ci dà anche l'immagine di un ragazzo molto sportivo, amante della montagna e non del mare, forse per il modo brusco in cui i genitori vollero insegnargli a nuotare, gettandoli in mare con il solo aiuto di una zucca a cui aggrapparsi. Ma suo padre era ufficiale di marina. E dà anche l'immagine di un ragazzo molto amante della lettura. Già un professorino, negli anni del liceo, assieme all'amico del cuore Gigi Pedrazzi, non lo so.
ma è al liceo che avviene una cosa alla quale Titti dà rilievo e io un'importanza forse maggiore della sua. Fu al liceo Galvani, durante la guerra, che il loro professore di filosofia, il famoso Giuseppe Gabelli, che tanti di noi ricordano, non solo li portò all'antifascismo, ma fece loro leggere quello che era già un classico, La storia del liberalismo europeo di Guido De Ruggero. E come non immaginare che fu a contatto con questo libro che Matteucci scoprì il liberalismo e la propria consonanza con essa. Il racconto di Titti è lineare e ho scorto in essa una sorta di pudore, quello stesso di Nicola, penso, sulle vicende personali dei due fratelli. Titti nel libro si tiene a distanza da Nicola, non cerca di interpretare il suo vissuto, no, lascia che parlino i fatti. Non entra nella disperazione di Nicola, che fu anche la sua, per l'insensato assassinio politico di loro padre pochi giorni dopo la fine della guerra. Un assassinio di cui Nicola non volle parlare se non molti decenni dopo e anche allora poco. Titti preferisce soffermarsi sul fatto che la tragedia che aveva vissuto nel 1945 non impedì agli interessi del giovanissimo studioso di essere tarpati, tanto che nel 1949 vediamo Nicola ammesso al neonato Istituto Italiano per gli Studi Storici fondato a Napoli da Benedetto Croce. E qui avviene a mio avviso una svolta, perché cominciano a sommarsi, ad accavallarsi i due registri del racconto. Ci sono i pacchi viveri che gli arrivavano dalla madre, ricordiamo che siamo in pieno dopoguerra, con i ciccioli di maiale che gli portano, scrive in una lettera, un intenso profumo di casa. C'è il rapporto complesso con una città, Napoli, di cui non amava affatto quella che chiama la casba, con il suo vociare e la sua vita vissuta tutta per strada, in pubblico, ma di cui apprezzava ciò che apprendeva all'Istituto Croce, da Croce e dallo storico Federico Chabot, vice direttore dell'istituto e uno dei massimi storici italiani con cui strinse un rapporto di intensa amicizia. Ed è qui, fra i ciccioli casalinghi, le conoscenze nella buona società napoletana e l'Istituto Croce, che prende davvero il via alla carriera di studioso di Nicola Matteucci, pur già iniziata nel 1951. Nicola aveva 25 anni, con la pubblicazione del suo libro su Gramsci, che provocò scandalo a Bologna perché non si capiva come un Matteucci potesse scrivere su un comunista. E a Napoli prende il via il lavoro su Jacques Mallet du Pont, il semidimenticato ma fondamentale pensatore ginevrino dell'epoca della Rivoluzione francese, che uscirà nel 1957. L'opera ritenuta da molti migliore di Nicola e in cui il suo giudizio è già chiaro, la sua valutazione fra la rivoluzione del 1789, una rivoluzione costituzionale, e la rivoluzione sociale del giacobinismo, che non riesce assolutamente ad apprezzare. Ho seguito finora passo passo il libro di Titti, perché, pur se distaccato, tanto intenso è il suo racconto che nelle pagine si sente la sua voce che ci indirizza, mentre costruisce un'immagine precisa e non trionfalistica del fratello. E il racconto continua dopo il ritorno da Napoli, con la nascita del mulino e fino al matrimonio con Dianella, affascinato, scrive Titti, dai suoi grandi occhi celesti e dal suo collo lungo e sottile come nelle figure di Modigliani. Poi la nascita dei figli, i viaggi per andare a sciare sulle Alpi, viaggi sempre interrotti da un pranzo nel miglior ristorante che si poteva incontrare. Tutto questo è vero. Ma proprio qui le cose nel libro cambiano e la vita intellettuale e scientifica di Nicola prende il sopravvento. Titti si ritira ancora di più e in primo piano appare il reticolo di amicizie e di rapporti illustrato dalle tante lettere che Titti riporta in lunghi brani che si susseguono come una cavalcata, a cominciare da quella del 1963 di Norberto Bobbio, che apprezza, pur non condividendolo, il saggio di Nicola su giusnaturalismo e positivismo giuridico, a cui farà subito seguito il notissimo
positivismo giuridico e costituzionalismo, che ci mostra un Matteucci già pienamente padrone del proprio pensiero. E Pane Bianco, di cui Titti riporta alcune frasi di un saggio del 2016, scrive che Nicola aveva già visto il rischio di esiti autoritari intrinseco al positivismo giuridico, a cui già contrappone il costituzionalismo antico e moderno, in grado di porre un limite al potere di chi detiene il monopolio della forza, lo Stato. Titti si dichiara sorpresa di come Nicola, ancora giovane studioso, abbia avuto il coraggio di mandare il suo scritto, scrive, al grande Bobbio, che del positivismo giuridico era il massimo esponente. Ma Bobbio gli rispose discutendo, confutando, però in un tono assolutamente quasi amicale. Comincia qui allora l'intensissimo dialogare di Nicola con i grandi del suo tempo, che Titti illustra con una scelta raffinata e felice, che mi ha fatto apprendere tanto e che penso farà apprendere tanto ai lettori del libro, perché la corrispondenza di Nicola è inedita e Titti ha avuto il merito di farcene una scelta importante. E Titti, storica dell'arte, è professionalmente lontana dalla storia politica e dalle idee di suo fratello, ma pare avere la chiave per fare scelte corrette nel farlo parlare attraverso le lettere che gli altri studiosi gli inviavano. E questo fino alla fine del libro, in cui Titti torna al lutto per la morte di Nicola, che da allora le fa apparire terribilmente vuota e silenziosa, scrive, la villa di San Sisto, nonostante la presenza di Dianella, dei figli, dei nipoti. E torna a questo ricordando, proprio nell'ultima pagina del suo libro, un libretto in cui Massimo Teodori, nel 2007, aveva raccolto numerose voci di colleghi. E scrive, la lettura dopo tanti anni di quel testo scritto a più mani, posso dire che ha trasformato in me il ricordo di un lutto devastante in uno struggente desiderio di conoscere più in profondità il pensiero di Nicola, dando una direzione ben precisa alle mie ricerche, poi divenute questo libro. Grazie. Bene, io passo la parola adesso appunto al professor Giorgini per chiedere se secondo lei anche questo libro può parlare anche ai suoi studenti. C'è qualcosa che secondo lei trova ancora oggi un aspetto di comunicazione forte? Certo, sono molto felice che l'autrice e la casa editrice Il Mulino mi abbiano chiesto di essere qui oggi a presentare assieme all'amica collega Tiziano Bonazzi il libro, perché penso che sia un libro veramente riuscito molto bene, che non è una cosa così facile, in meno di 300 pagine riunire una figura complessa e poliedrica come era quella di Nicola Matteucci, di cui immagino molti di noi, me compreso naturalmente, conoscevano prima soltanto alcuni aspetti. Il professore universitario, il maestro, l'organizzatore di cultura, il filosofo e poi naturalmente l'uomo Nicola Matteucci, con le sue passioni, di cui qui esce, secondo me, veramente molto bene, e questa passione che fa di lui, secondo me, veramente un grande liberale, come è nella tradizione del pensiero classico liberale italiano. Io ho imparato molte cose, ho scoperto alcuni aspetti che adesso voglio divulgare con voi, e per questo penso che anche gli studenti possano apprendere, soprattutto quelli interessati a conoscere l'essenza vera del pensiero liberale. Oggi, ma anche quando scriveva Matteucci, che è autore di diverse voci per l'enciclopedia del Novecento, per il famoso dizionario di politica Bobbio Matteucci e Pasquino, della voce liberalismo, sapeva benissimo che è un termine molto difficile da definire. Matteucci era anche un vecchio liberale per questa sua idea che il liberalismo dovesse servire a formare una coscienza critica nelle persone.
negli studenti, quindi, e questa lezione emerge ancora molto bene dal libro di Titi Matteucci. E come pure un'altra cosa che sapevo, ma solo a livello molto superficiale, grazie a qualche conversazione con Luisa Marchini, è l'impegno che Matteucci ha dedicato quando è stato consigliere di amministrazione della RAI. Sapevo che era a Roma spesso, che ha lavorato tanto per questo. Non immaginavo che Matteucci avesse preso completamente sul serio questo suo ruolo di fare della RAI, anni 70, servizio pubblico, un vero servizio pubblico culturale di alto livello. E quindi, scrivendo addirittura lui, e Titi li ha trovati in questi famosi faldoni, alcuni copioni per spettacoli che la RAI avrebbe dovuto mandare in onda, dedicati ai grandi personaggi del pensiero politico, naturalmente iniziando da quelli con cui lui aveva più familiarità, tipo Niccolò Machiavelli o Alexis de Tocqueville. Quindi anche questo gli studenti troveranno, e poi troveranno la passione di una vita di Matteucci, e cioè la passione vera per la libertà e la passione per la lezione di Tocqueville. E ancora oggi, nel 2023, se uno mi chiede qual è, secondo te, ancora oggi il pericolo più grosso che c'è alla libertà, io dico il conformismo, che è la grande lezione che Nicola Matteucci aveva ripreso da da Tocqueville. Quando Tocqueville, nella Democrazia in America, con queste pagine che ci lasciano ancora stupefatti, perché sono scritte nel 1835 e poi la seconda parte nel 1840, quando in Europa, ricordiamolo, non c'è ancora stato il 1848, di democrazia non ce n'è da nessuna parte, neppure in Inghilterra, e questo nobile Normanno va in America e non solo vede come funziona la democrazia degli anni 1830, quindi sotto Jackson, sotto Andrew Jackson, ma pensa anche a quelli che saranno i futuri problemi che può creare la democrazia. E tra questi ne vede due. E Tocqueville è uno dei pochissimi liberali che usa il termine individualismo con un significato negativo, perché ritiene che la democrazia tenda a creare degli uomini con uno spirito democratico, cioè con questo, e qui salta fuori il vecchio aristocratico, materialismo onesto. Avete ricordato il vecchio film American Beauty? Tutte queste belle villette nel Queens, tutte uguali, alcune con la piscina, la macchina parcheggiata nel driveway e così via. Ecco, Tocqueville aveva già visto questo problema. Nella democrazia del futuro ci saranno tutti questi piccoli materialisti onesti, e questo sarà un problema, perché non si interesseranno più di politica e ci saranno i politici professionisti, e poi peggio ancora forse questa nuova forma di despotismo, un despotismo paterno che non usa più catene e carnefici, ha più le sembianze del maestro di scuola o del preside di scuola. Assieme a questo pericolo c'è il pericolo di quella che Tocqueville chiama la tirannia della maggioranza, e cioè il conformismo di massa. E questa è una delle lezioni, penso, che Matteucci aveva preso da Tocqueville, che ripeteva a noi studenti, che ancora oggi, quindi secondo me, sono ancora fondamentali, perché ancora oggi abbiamo bisogno di liberalismo nel senso di pensiero critico. Quindi penso che questo libro di Titi faccia un grande servizio in questo senso, anche perché mostra come sempre è stato difficile essere anticonformisti, perché Nicola Matteucci, nonostante fosse stato uno dei padri fondatori del Mulino, della società, poi della casa editrice, dell'associazione di cultura, così, essendo un liberale, era emarginato dalle due culture egemoni dell'Italia del dopoguerra. E quindi il libro di Titi fa vedere molto bene anche il grande sforzo che Matteucci
ha messo l'impegno, cose che noi adesso forse diamo anche per scontate, ma quando il mulino esce nella sua, col suo primo numero e con questo editoriale non firmato, perché era a cura di tutti i fondatori, in cui si parla e dice praticamente andiamo oltre l'antifascismo, ok, è finito l'antifascismo, poi dobbiamo pensare a costruire qualcosa di nuovo. Ma per quell'epoca era un messaggio prorompente, scusate, dirompente, era un messaggio dirompente perché tanti partiti, tanti intellettuali parlavano di antifascismo perché non avevano altre idee. Invece già nel 51 Matteucci e il gruppo del Mulino pensava guardiamo oltre, guardiamo a costruire un nuovo progetto culturale per l'Italia. E questo Titti, secondo me, tu sei stata molto brava a farlo emergere. E poi, naturalmente, per chi anche insomma, lo ha frequentato a lungo, Tiziano lo ha detto molto bene, Nicola Matteucci parlava pochissimo di sé. E uno dei suoi autori preferiti, assieme a Tocqueville, era John Locke. E visto che ho scoperto che la dottoressa Cappelli è stata mia studentessa a filosofia, ecco, Matteucci amava molto John Locke. E John Locke dice che le azioni sono parlando del linguaggio, che le azioni più che le parole sono le migliori interpreti del pensiero. Matteucci parlava poco e agiva molto, dimostrava il suo affetto, la sua partecipazione, così coi fatti, non amava dirlo e rimproverava noi studenti se lo citavamo troppo nelle note. E quindi era veramente anche in questo senso un grande maestro. E immagino ci saranno anche altri allievi, altre persone che l'hanno conosciuto e penso che nessuno mi possa smentire se dico che se anche guardiamo a partire da Tiziano naturalmente e a tutti noi allievi di Nicola abbiamo fatto tutte cose diverse, con posizioni politiche diverse, con idee diverse, nella nostra maniera diversa. E Matteucci era fierissimo di tutti noi, ovviamente non ce lo diceva mai, lo andava a raccontare agli altri perché a noi dopo se no ci montava la testa, però e questo è un segno veramente di liberalismo praticato, non soltanto a parole. E quindi penso che il libro ci faccia un grande servizio per farci vedere tutte le varie sfaccettature appunto di Matteucci. Anni fa l'enciclopedia Treccani mi ha chiesto di scrivere la voce di Nicola Matteucci per il dizionario biografico degli italiani e allora per fare un buon lavoro mi sono riletto tutte le sue opere. Ecco, devo dire, anche per chi come me lo aveva conosciuto bene, aveva letto ovviamente le sue opere così, rileggerle dopo tanti anni si vede il grande spessore di questo autore. Si vede, Titti mostra come siano nate alcune di queste opere, quella a cui io sono, le due a cui io sono particolarmente affezionato, cioè il liberalismo in un mondo in trasformazione, un'opera del 1972, Titti lo ricorda, il rapporto non sempre no, amichevole, anche molto intellettualmente conflittuale che Matteucci ha avuto con Croce. È un libro di 200 pagine, di cui le prime 100 sono fare i conti con la grande filosofia di Benedetto Croce. E, come si dice, non si è buoni allievi se si rimane sempre allievi. Matteucci fa vedere i limiti di Croce, dopo aver detto quanto ha imparato da Croce, e a quel punto viene fuori la filosofia originale di Matteucci. Questa idea del liberalismo inteso come risposta a sfida, come una sintassi che viene poi utilizzata per rispondere alle sfide diverse dell'epoca. Ovviamente all'epoca di Locke abbiamo citato era il sovrano assoluto, all'epoca di Tocqueville il conformismo di massa, nel Novecento i nuovi totalitarismi e oggi, ecco, e oggi. E quindi Matteucci amava dare più strumenti per interpretare criticamente la situazione che darci una lezione e basta. E per concludere
è stato molto bello anche vedere appunto il Nicola Matteucci privato, visto che non amava parlare di sé. Ho imparato così che già fin da giovanissimo era un liberale nell'animo, ma un assoluto tiranno come regista, quando vi costringeva a fare giovanissimi queste performance teatrali nella casa di famiglia. E tanti altri episodi piacevoli che mi hanno fatto ricordare, no, il Nicola Matteucci, che era anche, oltre che un grande studioso, un grande organizzatore di cultura, un grande uomo, un grande essere umano. Grazie. Grazie, noi diamo allora adesso la parola all'autrice del libro, Titti Matteucci, con tutti i miei ringraziamenti, perché mi ha fatto vivere questa bellissima epopea anche con dei particolari, oltre a questo della scrittura delle quelle che oggi chiameremo serie di Netflix, perché proprio c'è la sceneggiatura di due sceneggiati su appunto Machiavelli addirittura, quindi Alexis de Tocqueville, quindi, e poi ci sono matrimoni, ci sono feste, ci sono gite in campagna, scalate sulle montagne appunto, ed è stato proprio, è molto emozionante. Poi ci sono leggere queste pagine così, così personali, che comunque devono anche essere costate molto sforzo, perché oltre all'enorme mole di documenti che lei ha dovuto esaminare, tanto che alla fine dice poi questi li guarderanno gli studiosi che verranno, no? Cioè c'è uno scatolone che lei poi decide anche di non aprire, perché a un certo punto la mole era enorme di questo materiale che lei ha trattato. Ringraziando tante persone e istituzioni, intanto il Mulino. Credo che Nicola sarebbe molto contento che un libro del Mulino fosse stato dedicato a lui. Ma però voglio ringraziare Ugo Berti, che mi ha seguito ogni tanto sgridandomi, è troppo lungo, e ogni tanto invece facendomi anche dei regali preziosi, come la lettera di Croce scritta a Nicola all'indomani dell'uscita del suo libro su Gramsci, che era un capolavoro di ironia e di posizioni precise contro Marx e contro Gramsci. È veramente un gioiello, ti ringrazio molto, perché credo che abbia arricchito il libro e anche arricchito la persona di Croce. Poi vorrei ringraziare la Francesca Bertuzzi, a cui debbo... Vi è piaciuta la copertina del libro? Ecco, è merito della Francesca Bertuzzi. Io non avevo capito che era così bella, e poi Nicola sorridente, che lo vedevamo poco sorridente, invece lì è sorridente, forse perché avevo il bicchiere di whisky in mano, ma è sorridente e disinvolto, è veramente, direi che è stato un colpo ottimo, ma anche mi ha suggerito degli spostamenti molto utili, per esempio quello di mettere quel capitolo che io ho intitolato con quanto mi aveva detto Carlo Poni, tra le lacrime, Nicola aveva ragione, non all'inizio come avevo fatto io, ma di metterlo alla fine, in conclusione. Devo ringraziare chi mi ha aiutato, perché mi hanno aiutato... Tiziano, mi ha aiutato Giorgini, io ogni tanto telefonavo e dicevo ma cosa ne pensate, e la Francesca Saffo Testoni è stata molto preziosa. Dov'è la Saffo Testoni? Dove è sparita? Abbiamo fatto delle belle conversazioni. Mi sarebbe piaciuto venire al mare da te e parlare con te sulla spiaggia, magari, invece abbiamo fatto tutto per telefono. Mi farebbe piacere che tu dicessi una parola in conclusione di questa giornata, perché sei stata una delle persone che gli è stata più vicino. E poi quello che tu hai scritto
di quando c'era lo sciopero degli studenti, quando tu lo andavi a trovare che non stava bene e andavi e così parlavate soprattutto di metodologia. E mi è molto interessato quello che hai detto, quello che dice Nicola e quello che voi avete assimilato da Nicola. Quindi aspetto una parolina sola magari, ma dunque questo lì dovete sapere che con Nicola avevamo fatto fra di noi un giuramento: tu non leggerai mai i miei libri, io non leggerò mai i tuoi. E questo, purtroppo, questo testamento, questo giuramento è continuato nella vita. Non è che a un certo momento abbiamo detto ma no, leggiamoci in fondo, no, è sempre così. Questo è stato una follia, perché scrivere un libro su Nicola senza aver letto quasi niente è stato una specie di miracolo. E in questo mi ha aiutato il Covid, perché nelle giornate del Covid io stavo chiusa in casa a leggere i libri di Nicola, ed è stata una grande compagnia, devo dire, mi ha fatto una grande compagnia. Cosa è successo? È successo che è venuto il Covid, questo è successo, che le biblioteche erano chiuse, che i libri a San Sisto non stavano più, erano già stati regalati al mulino. Quindi io dove potevo trovare queste cose? Devo dire che uno dei miei nipoti, Alessio, non so se abbia portato via dal mucchio del mulino o abbia preso dei doppioni, aveva una sua piccola libreria con i libri principali di Nicola, che mi ha portato a casa. Ti ringrazio, Alessio, perché sei stato molto utile. Poi abbiamo cercato, avevo una collaboratrice, abbiamo cercato che certe biblioteche erano rimaste aperte o certi giorni, certe ore, così abbiamo potuto riempire la casa e ancora, in parte le ho restituite ovviamente, ho potuto leggere tante di cose e devo dire che sono rimasta commossa, entusiasta. Quello che mi sarebbe piaciuto fare, quando ancora non pensavo al libro, era di pubblicare tutte le prefazioni, le postfazioni che lui ha messo ai suoi libri, magari nella seconda edizione, perché sono semplicissime. Cioè, se uno vuole conoscere Nicola, se si legge le postfazioni, le prefazioni dei libri più importanti, riesce a capire tutto. Io ho un po' capito, molte volte non ho capito, perché quelli di carattere più filosofico, e non avendo mai fatto filosofia io, non riuscivo, me li spiegavano un po' gli altri, ma ho capito molto attraverso quello che avevano scritto su Nicola i suoi colleghi e i suoi amici. E quindi ringrazio chi ha fatto questi bei saggi, penso a Pane Bianco, su Nicola, che mi sono stati molto utili. Perché ho scritto questo libro? Non lo so. No, di preciso non lo so, so che l'ho dovuto scrivere, e prima di tutto penso che sia stato perché mi faceva piacere che i miei nipoti e i miei nipotini sapessero chi era il loro nonno, bisnonno, no, forse nonno bastava, perché non sapere chi era Nicola, sapevano in generale, sì, è stato importante, muffa, il papà era poi così noioso, e a volte c'erano anche dei contrasti. Devo dire che Nicola era molto contento quando andava al ristorante, questa è una cosa che è comune al mulino, l'hai detto anche tu, e andare, lui andava, come non mi ricordo, quello che è nella stradina stretta, come si chiamava? Qualcuno? Da Leonida.
Leonida. Siamo andati da Leonida in una riunione che si parlava appunto di Nicola, e lui ci ha fatto vedere il tavolino dove Nicola andava. Era un tavolino messo tra due sale, cioè si vede che lui era curioso, voleva vedere cosa c'era a destra e cosa c'era a sinistra. A parte quello, poi erano famosi, gli piaceva parlare di mangiare, direi che era l'unica cosa che riusciva a parlare con molta disinvoltura, e così ci raccontava anche quando andava al mare da quel suo studente che era diventato proprietario di un ristorante di pesce, e andava, e abbiamo anche delle fotografie. Aveva una faccia allegra, ecco, e lì aveva la faccia che ha nella copertina. Per ricordare, l'ho fatto anche per ricordare Nicola, sentivo che c'era bisogno non solo per noi, per me, di vivere queste giornate chiuse in casa assieme a Nicola. Era una specie di compagnia che lui mi teneva, ma anche farlo sapere in giro. Vedo che c'è stato un grande, abbiamo avuto delle belle recensioni di questo libro, di Nicola soprattutto. Il ricordo di Nicola mi pare che si sia svegliato. Dunque, e l'altro problema che volevo risolvere, ma che non sono riuscita a risolvere, era come mai un ragazzo che prendeva sempre 5 in italiano, io ho tutte le pagelle, in orale prendeva 7, nello scritto 5, è riuscito a scrivere in una maniera così elegante, raffinata, divertente anche a volte. Che cosa gli è successo? Che cosa... Come succede? Secondo me deve essere stato Chabot. Chabot, una volta che lui aveva finito di scrivere, secondo lui, il libro su Malé di Pan, l'ha tenuto fermo 7 anni. Alla fine Nicola sveniva, non ne poteva più, ma gli ha corretto anche le virgole. Penso che abbia imparato molto da questo generosissimo maestro, perché bisogna essere molto generosi a perdere tanto tempo per gli studenti, che probabilmente è stato quello che gli ha, oppure anche qualcuno che gli ha letto i suoi articoli. Comunque non era più il bambino che prendeva 5 in italiano. È inutile che lo ripeta, io ho scritto perché sentivo il bisogno di stare con Nicola. Simone disse, non mi ricordo, adesso siamo tutti più soli. Sì, è vero, ma cerchiamo di esserlo meno leggendo e pensando quello che lui aveva fatto. Ma perché l'ho scritto così? Forse qualcuno avrebbe preferito che fosse stato un libro dedicato alla vita, un libro dedicato al pensiero. Ho pensato che così uno si poteva riposare, cioè affronta il capitolo filosofico e poi dopo parla di Nicola con le casse mandate da Israele, che lui ha tenuto fuori nel giardino perché aveva paura che ci fossero delle bombe, e c'erano invece dei pompelmi. Quindi questo poteva un po' distrarre i più giovani o anche forse i più anziani. A me è piaciuto fare una cosa così alternata. Diviso, e perché l'ho scritto così? Mi ero appuntata, ho voluto alternare il racconto delle esperienze che avevamo fatto assieme, perché da piccoli, quando Nicola stava in casa con me, giocavamo spesso, era un inventore di giochi straordinario, e volevo allora alternare all'analisi della sua intellettuale, aspetto intellettuale che invece ci ha diviso. In effetti io mi occupavo di storia dell'arte e lui si occupava, voi sapete bene di che cosa. Insomma,
questa promessa che ci eravamo fatte, invece chi l'ha tradita una volta proprio Nicola. A un certo momento, con voce arrabbiata perché talora l'aveva, mi disse: devi trovarmi le ville di Minghetti, devi trovarmi le ville di Minghetti. Era il momento in cui la scoperta di Minghetti, la volontà di rifare a Gallare a un livello più alto di come era tenuto presente allora Minghetti, l'aveva rallegrato molto. Era un momento della sua vita in cui era contento, però bisognava trovare le ville di Minghetti, e io solo gli ho detto: ma sì, va su per l'osservanza, la vedi, la trovi. Solo questo ho fatto, e naturalmente dopo, facendo il libro, avevo un senso di colpa di non aver approfittato. Così ho scritto 3 articoli sulle ville di Minghetti, uno abbastanza breve è in questo libro, un altro in un libro che viene fuori per Natale, e poi l'altro, l'ultimo, nella mia famiglia, nel libro dedicato alla mia famiglia. Dunque, parlare di questo libro, vorrei parlare solo degli inediti, perché che cosa io ho trovato, lo dico, chi lo legge lo capisce. Abbiamo trovato questo aspetto, credo che solo Giorgina lo sapesse, della televisione, tu lo sapevi, te l'aveva detto a te. Ecco, no, a me non me l'aveva detto. Si vede che lui era il preferito, a lui aveva detto che è stato rappresentante dei repubblicani a Roma per la televisione, e ha realizzato un pacco, quando è arrivato ha portato mio nipote questi pacchi, questo era pesantissimo, con tanti sceneggiati che lui aveva preparato per la televisione. Naturalmente quelli che io ho preferito erano quelli che lui aveva studiato di più, su cui aveva scritto vari articoli o libri, quindi Tocqueville è forse più completo di quelli che ha scritto. C'è lo sceneggiato, cioè con l'ambiente, con i vestiti quasi, con la natura, quindi penso che sia stato proiettato quasi così. L'altro, che indubbiamente deve essere piaciuto, che è molto lungo perché formato di tante scene, è Machiavelli. Machiavelli, ho ridotto nel testo il numero delle scene, però è molto bello perché analizza il variare della psicologia di Machiavelli nel tempo, il variare poi drammatico anche con le frustate, il carcere, eccetera. E però saltano fuori personaggi che sono molto interessanti, gli aristocratici fiorentini, in una famosa scena che lui dice una scena importante, la scena più importante. Però abbiamo altre cose, non vi sto a leggere, lo leggerete chi legge il libro, che sono di politica, per esempio. Lui ci teneva molto, ho cercato di far vedere come lui metteva insieme questo sceneggiato, quali erano i passi che faceva. Prima un discorso generale sul personaggio, perché tutti quelli che partecipavano a questa organizzazione dovevano sapere chi era, e poi le sceneggiature, e poi i dialoghi, e poi lui stesso che si dava da fare per poi stimolare un dibattito. Ci teneva molto che queste sceneggiature lasciassero una traccia e ci fosse un... non so poi come l'avrebbero fatto, essendo televisione, forse, non lo so. Comunque voleva che ci fosse questo dialogo e questo dibattito finale.
In un secondo tempo non furono più grandi personaggi, ma furono interviste a vari personalità politiche, e troviamo per quasi tutte le maggiori personalità politiche che venivano intervistate. Sono diversi, non mi ricordo quanto sono, dovrebbero essere 7-8 circa questi sceneggiati fatti. Alcuni sono sicura, perché Techerai mi ha detto: guardi, è stato proiettato il giorno tal dei tali. Altri forse non sono stati, no, quelli non finiti forse non sono stati proiettati. Ancora, non so quanto devo parlare ancora. Ma magari l'ultima cosa così. No, perché dopo c'è un problema di tempo, allora legato facciamo al un secondo round. Okay. Grande, perfetto. Allora adesso noi chiamiamo, grazie mille, grazie. Allora, visto che è stato richiesto questo intervento di Saffo Binetti, io la chiamo qua, se ha piacere. Appunto tra gli allievi di Nicola Matteucci, che viene anche citata appunto nel libro in una loro conversazione, è molto affascinante anche questo livello di, insomma, forse può venire, no, meglio lì. Che c'è il microfono. Ah, okay. Vabbè. Ma io obbedisco mentre ringrazio, naturalmente. Voce. E così va meglio? Naturalmente ringrazio i relatori che hanno presentato così bene il libro di Titti Matteucci e il maestro che ci accomuna, insomma. Vorrei solo aggiungere un ricordo personale. Il mio ricordo vede Nicola Matteucci sempre nel suo studio, circondato dai suoi libri, disposti in un ordine ben definito. Naturalmente la sua biblioteca era ricchissima, data la notorietà, il prestigio del professore, dello studioso, si arricchiva continuamente, ma non era raccogliticcia. Aveva un ordine rigoroso, una logica intrinseca, cioè non conteneva nulla che non avesse senso nella sua biblioteca, nessun elemento dissonante rispetto a un ordine e a una disposizione precisa, in linea con le tematiche, naturalmente, che caratterizzavano il suo pensiero, il suo percorso, che sono state ricordate da Tiziano Bonazzi e da Giovanni Giorgini, cioè l'avversione all'assolutismo, il liberalismo, il costituzionalismo. Seduto al suo tavolo, alle spalle aveva la consultazione, la Treccani, i dizionari, il dizionario biografico degli italiani e quant'altro. Poteva accedervi senza spostarsi dal tavolo, senza lasciare il suo posto di lavoro. E alle pareti, naturalmente, i testi di storia e di pensiero, in cui emergeva quel processo di mutuo ricambio tra pensiero politico e pensiero storico, da lui riconosciuti entrambi come fattori di una unitaria realtà, come le sfere di Giovanni Vailati, che poste su una superficie concava, possiamo considerare ciascuna responsabile e causa della posizione dell'altra. Non tutte le pubblicazioni che riceveva, quindi, trovavano posto nella sua biblioteca. Molte, a seconda degli argomenti di cui trattavano, venivano donate a qualche allievo che poteva essere interessato, oppure alle biblioteche di scienze politiche, di lettere. Quindi i suoi libri erano collegati da un filo rosso
da un filo conduttore cronologico e tematico insieme. Non cercava mai un libro che sapeva di avere, che sapeva di possedere, semplicemente lo prendeva dove era e dove doveva essere. Mi è capitato spesso che, volendomi indicare un testo di riferimento relativo al tema della conversazione, non mi mandava a cercarlo con approssimazione, ma mi diceva con precisione dove si trovava. Una volta mi disse: sali le scale nel corridoio, altra enorme parete tutta scaffalata, naturalmente, nello scaffale in basso, il terzo da sinistra. Si trattava di un tomo contenente i primi libri delle Recherches de France e il Pourparlers du Prince di Étienne Pasquier, che egli aveva acquistato da giovane a Parigi, presso qualche bouquiniste, e non penso che avesse avuto bisogno di consultarlo già da diversi anni. Concludo: la disposizione dei suoi libri, si può dire, era per noi un aspetto del suo magistero. Indicava un metodo di lavoro col quale non perdeva mai di vista lo sviluppo del processo storico e il quadro evenemenziale in cui comprendere il pensiero politico e la svolta che esso imprimeva allo sviluppo dei processi storici. E questo, secondo me, spiega la concretezza dei suoi studi e la loro attualità perdurante. Partiva, cioè, da un interesse presente, contingente, e si avvaleva della storia come imprescindibile strumento di comprensione, e pertanto i suoi studi potevano proiettarsi nel futuro con consapevolezza, con forza e consapevolezza. Anche per questo aspetto io ricordo il maestro, e non credo che questo possa trovare riscontro nel volume che oggi presentiamo, immagino. Grazie. Grazie a lei. Anche perché anche nel libro c'è questo particolare dei libri che lui non vuole assolutamente dare in prestito, e dice appunto alla sorella: non dare nessun libro, perché io non ho i libri di nessuno. Vero? Io non ho i libri di nessuno, lui dice, quindi io non voglio che siano dati in prestito i miei, che è molto appunto significativo anche. Ripasso la parola a Bonazzi per l'ultimo intervento. Bene, grazie, grazie Safo. Allora, io sono nato con la camicia. Nel 1967 vivevo praticamente nel seminterrato della biblioteca dell'Università di Rochester, New York, intento a leggere i microfilm degli scritti dei puritani americani del Seicento, che solo lì si trovavano. Quando mi giunse una lettera, allora si mandavano lettere per via aerea, di Nicola Matteucci, che mi offriva la possibilità di diventare suo assistente ordinario in storia delle dottrine politiche nella neonata Facoltà di Scienze Politiche. Sarà che diventare assistente di Matteucci mi pareva il più alto onore possibile. Sarà che sono bolognese e avevo molta voglia di tagliatelle in quella terra gelida vicino al lago Ontario, dove mi si ghiacciavano barba e baffi e formavano lunghe stalattiti, ma rinunciai a entrare in un dottorato americano e dopo poco più di un anno tornai a Bologna. Comincia così il mio rapporto con Nicola Matteucci, come suo assistente, ma già con la certezza da lui appoggiata di voler passare dalla storia delle dottrine politiche al campo, allora pressoché inesistente in Italia, della storia statunitense. Con Nicola ho quindi avuto un rapporto stretto, ma non disciplinare. Con lui parlavamo quindi sia di Stati Uniti che di pensiero politico, mentre passeggiavamo per Strada Maggiore o per via Zamboni in tarda mattinata e finivamo sempre a fare un aperitivo. La nostra conversazione era sempre legata al presente, ai rispettivi studi. Come è già stato detto, Nicola non parlava della sua vita e del suo passato, e la cosa non mi disturbava. Non avevo alcun diritto di entrare nel suo privato, e il suo riserbo mi pareva una virtù,
non un difetto. È stato quindi nel libro di Titti che ho scoperto tanto della biografia di Nicola e mi si è spalancata davanti l'immensa rete dei suoi rapporti intellettuali. E il materiale offertoci da Titti mi consente di ribadire quel che avevo sempre pensato, circa il fatto che il pensiero di Matteucci appare limpido, completo nella sua ispirazione, nelle sue basi, fin dalla giovinezza, fin dal coraggio con cui si contrappone, ancora giovanissimo, al positivismo giuridico imperante in Italia in nome del costituzionalismo. Ne posso parlare un momento, perché il libro di Titti ha avuto un effetto maieutico su di me. Mi ha portato a riprendere e chiarire tante mie riflessioni, riflessioni critiche anche, e ci tornerò. E lo stesso ritengo possa avvenire per chiunque lo legga. Quel che mi ha sempre stupito è che il libro mi ha ribadito è la completezza del pensiero di Matteucci, che si snoda già limpido nel dialogo giovanile con le grandi personalità del suo tempo, senza mai negare principi già chiari nella sua mente. Matteucci è come una Minerva che nasce armata dalla testa di Giove, e le sue armi sono due: l'attacco al giuspositivismo di matrice gelseniana imperante in Italia e la critica al liberalismo crociano, che giudica lontano dalla realtà, pur se Nicola crociano era e non negò mai di esserlo. Quanto al primo, cioè al giuspositivismo, esso è fragile perché si regge sullo statalismo, e lo Stato ha logiche politiche che non lo mettono in grado di garantire la libertà dell'individuo, perché Matteucci parte dall'individuo come dal principio etico fondante di ogni comunità umana, ed è questo che nutre il suo liberalismo, un liberalismo che è etico non in quanto contiene in sé la libertà, ma perché ha come suo compito primario di difenderla. Però il liberalismo può fare questo solo fondandosi sul costituzionalismo, che nella supremazia della legge ha lo strumento per controllare i continui tentativi del dispotismo di violare i diritti degli individui e quindi la libertà. Finora ho parlato in fondo del costituzionalismo americano, ma sappiamo che lo sguardo di Matteucci va indietro fino al costituzionalismo medievale. Però è a quello americano che Matteucci si rivolge per costruire un liberalismo che abbia fondamenta salde e al tempo stesso flessibili, in grado di rispondere alle continue sfide del presente, perché è questo che Matteucci vuole e per questo attacca le forme di liberalismo immobili nella difesa di una libertà senza tempo, senza storia. No, occorre che il liberalismo costituzionale abbia a supporto, lui scrive e scrive molte volte, le scienze sociali, che gli forniscono i dati empirici su cui basarsi per comprendere una realtà che muta continuamente e con essa gli attacchi del dispotismo. Ecco, questa limpida costruzione di Nicola, se non ho sbagliato tutto, mi esce perfettamente svolta e dimostrata dalle tante testimonianze contenute nel libro. Ed è per questo liberalismo che Matteucci ha lottato, spesso con lucida asprezza, e che assieme ad altri appartenenti alla cultura liberale ha voluto insinuare fra le due corazzate del pensiero politico e della politica italiana, il cattolicesimo e il marxismo. Su tutto questo ritengo vi sia una larga convergenza fra quanti hanno conosciuto e studiato Matteucci. Non mi pare di aver detto nulla di nuovo, ma la grande messe di materiale che ho trovato nel libro mi ha fatto andare anche ad altro, a una lezione etica del rapporto fra un maestro e un suo allievo. Il progressivo allontanarsi dell'allievo dal pensiero del maestro, almeno su alcuni punti, una cosa necessaria. E quanto è capitato a me, e mi sembra si tratti di tutt'altro che un tradimento nei confronti di Matteucci. Il suo mondo erano infatti l'Italia e l'Europa, e l'intera sua costruzione del liberal costituzionalismo è profondamente europea e italiana, pur se buona parte della sua produzione scientifica più importante riguarda gli Stati Uniti. Basti pensare agli scritti sul costituzionalismo americano e alla sua grande analisi della democrazia in America di Tocqueville. Le sue sono infatti opere che guardano oltre l'Atlantico con gli occhi del vecchio mondo, non solo perché servono alla battaglia di Matteucci sul liberalismo in Italia,
ma perché le loro coordinate politiche scientifiche appartengono al vecchio mondo. Forse Nicola non avrebbe dovuto allevare un americanista fra i suoi allievi, ma un americanista già negli anni Sessanta vedeva in Italia una piena ignoranza del fatto che oltre Atlantico si stava muovendo verso un mondo del tutto nuovo, che non era l'America della Seconda Guerra Mondiale e dell'inizio della Guerra Fredda, conosciuta in Italia soprattutto attraverso la cosiddetta diplomazia culturale americana. Una diplomazia che aveva avuto il grande merito di portare gli italiani a un contatto diretto, spesso il primo contatto diretto, con la cultura storica e politica americana fino ai primi anni Sessanta. Ma lì si era fermata e gli italiani, presi nei loro conflitti, non erano stati in grado di andare oltre. Non riuscivo a far breccia nella possente armatura culturale di Nicola, non riuscivo dopo il 68 a fargli capire che l'Italia, con tutte le pastoie e tutti gli errori di una storia e di una società diverse, si muoveva anch'esso verso un mondo che non era più quello in cui lui aveva forgiato il suo pensiero. Un mondo nuovo, che non era neppure più quello della sinistra moderata di Martin Luther King e di Kennedy, ma era soprattutto quello radical del Black Power, che chiedeva non solo l'eguaglianza dei diritti civili e politici, ma voleva vedere riconosciuta politicamente la differenza della cultura nera e il diritto di questa differenza alla parità con quella bianca. Ecco il termine, la diversità, l'alterità, che spezzavano la cristallina unità dell'individuo che era il fondamento del nostro liberalismo. Oltre Atlantico l'individuo si andava negando e si spezzava in figure molteplici sotto la spinta dei movimenti politici e dei nuovi movimenti culturali. Sarebbe stato necessario ricominciare a pensare il liberalismo e la sua idea di individuo. Tanto più che oltre Atlantico i conservatori avevano iniziato a fare i conti col pensiero radicale, con quel richiamo all'alterità e alle sue conseguenze. E nel 1980, proprio facendo i conti con quelli, erano giunti alla novità del neoconservatorismo reaganiano. L'America era davvero, e ben di più dell'America delle origini, un mondo nuovo. Gli Stati Uniti stavano andando oltre il mondo politico intellettuale europeo e l'Italia non riusciva a fare i conti con quanto avveniva. Non ci riuscivano, se non in parte, neppure gli americanisti, e certo non io. Con Nicola parlavamo di tutto questo. E Nicola, pur dandomi torto, apertis verbis, mi ascoltava. Ed è qui che si entra nel perché mi sono permesso di parlare di queste cose. Potevo, posso aver torto nel merito. Non mi metto a tirar di spada con Matteucci, non ci sarebbe partita. Però quel contrasto lo ritengo necessario. Lo dissi concludendo un lungo articolo sul Carlino, scritto subito dopo la scomparsa di Matteucci, che Titti ha avuto la bontà di riportare e che termina. A proposito di Nicola, si può dire di non essere d'accordo con lui e dirlo con intimità e con orgoglio, perché vuol dire partecipare del suo mondo, non schierarglisi contro. Ecco, Matteucci è un puro sangue del liberalismo. Io sono un somarello che procede incerto sugli aspri sentieri della sinistra e per entrambi è giusto che sia così. Grazie. Benissimo, grazie mille. Allora adesso io chiamo due interventi, brevi saluti insomma di Luisa Marchini e del dottor Olita, se vogliono, perché dopo abbiamo purtroppo questo termine della chiusura della biblioteca che dobbiamo un po' ottimizzare. Io sarò brevissima e mi ricollego alle cose che ha detto Tiziano in questo momento. Credo che Nicola sarebbe molto felice di questa conclusione, perché se c'era una caratteristica che secondo me qualificava più di ogni altra Nicola, era questa sua inesauribile capacità di creazione di vita e di cultura. Lui amava infinitamente i suoi figli
e li amava nella loro diversità, amava infinitamente i suoi nipoti, i suoi studenti, e voleva che fossero autenticamente liberi di contestarlo, di essere diversi da lui. E amava infinitamente tutte le iniziative culturali infinite di cui era un creatore instancabile, e lui desiderava che prendessero. In questo senso io credo che Nicola fosse soprattutto un padre, ecco, direi il buon padre di famiglia, la massima espressione proprio della paternità creativa. E io, in un trentennio circa di inossidabile amicizia, credo, non ho memoria di avergli sentito dire ti voglio bene o di averlo detto a lui, però c'era sempre questa certezza che Nicola c'era, era assolutamente fedele ed era un amico unico e impagabile. E niente, è bellissimo ricordarlo qui con tutti quanti voi. Grazie. Grazie a lei. Non so se voleva aggiungere qualcosa il dottor Olita, se no, ok? Sì, sì. No, ma a tempo. Sì, mi capita spesso di parlare in pubblico, però devo dire sinceramente che sono particolarmente emozionato questa sera, perché chiamato, come dire, a questo microfono anche per volontà di Anna Maria e di Anella, forse non me lo meritavo, però non sono riuscito neppure a sottrarmi, non fosse altro per quante volte nel suo libro Anna Maria ha ricordato Società Libera e l'attività che Società Libera ha fatto, anche grazie a Nicola Matteucci, che era il nostro presidente del Comitato Scientifico. Non parlerò di liberalismo dopo l'elezione di Tiziano Bonatti e Giovanni Giorgini. Mi piace dire alcune cose sull'uomo Nicola Matteucci. Nel 95 organizzammo a Milano una mostra su Popper, e a seguito di questa mostra alcuni amici, di cui uno è qui stasera, Raimondo Cubeddu, il professor Cubeddu e il professor Luigi Compagna, mi dissero: devi parlare assolutamente con Nicola Matteucci a Bologna. Io rimasi un po' interdetto, il filosofo, lo scienziato, l'accademico in qualche modo, perché doveva parlare con me di fatti, come dire, inerenti a un liberalismo praticato. Insistettero, fissammo un appuntamento, venni qui al Mulino, Nicola mi ricevette in una stanza molto fumosa, io fumavo più di lui quasi, perché all'epoca fumavo 45 sigarette al giorno, quindi eravamo lì, tant'è vero che a un certo punto, a fine discussione, arrivò una signora del Mulino e disse: professore, ma non si respira. Infatti eravamo in due a fumarne 40, e in qualche modo Nicola mi ascoltò rispetto a quello che io volevo dirgli, cioè che era nata Società Libera, stava nascendo un'associazione di cultura liberale, e Nicola mi ascoltava e fumava, ascoltava, ne spegneva una, ne accendeva un altro, ma non mi diceva assolutamente nulla. E allora io pensai che la cosa non andava per il verso giusto, che alla fine mi avrebbe licenziato dicendo: ma che sei venuto a fare da Milano a parlare di queste cose, perché non dava segni di nessun tipo e via dicendo. Bene, dopo circa un'ora questo professore mi guarda spegnendo l'ultima sigaretta e mi dice: è quasi ora di pranzo, verresti a mangiare con me da Leonida, che poi è diventato famoso per noi. E io dissi assolutamente sì, professore, e via dicendo. E mentre andavamo, lui si metteva l'abito, il soprabito, e mi dice: quant'è che dobbiamo iniziare? Rimasi di stucco. Cioè, quest'uomo che per circa un'ora e qualcosa non aveva proferito parola, nessun segno di vita, mi chiede quant'è che dovevamo iniziare.
Naturalmente io non stavo nei panni. Il pranzo, come dire, da Leonida mi andò per traverso, in qualche modo tale l'emozione, e via dicendo. Così iniziò Nicola Matteucci e via dicendo. Che cosa avevo detto molto velocemente a Nicola Matteucci? Che io ero, come dire, mi vendetto una cosa non mia innanzitutto, che io credevo nel, naturalmente credevo nel liberalismo, visto che facevo un'associazione di cultura liberale, ma trovavo molto difficile credere nei liberali. Non era farina del mio sacco, ci credevo profondamente, l'ho sempre detto questo, anche quando facevo politica nel Partito Repubblicano, ma era del Gilbert Chesterton, se ricordo bene come si pronuncia, questo scrittore inglese e via dicendo, l'avevo trovato in un libro e l'avevo appuntato, me la vendetti come mia, e Nicola fece così con la testa, sì, e via dicendo. E poi gli parlai di un liberalismo praticato. Io che avevo conosciuto i liberali, i cosiddetti liberali di un partito politico, ma che non c'entrava nulla con il liberalismo, anche perché poi nel corso del tempo ho capito meglio, non facendo più politica, ma occupandomi solo di cultura liberale, sul liberalismo, che era un'altra cosa essere liberali rispetto al liberalismo. Io dico sempre che il liberale è un aggettivo che ognuno di noi può utilizzare come meglio crede. Posso dire che sono bello, brutto, simpatico e liberale, non costa nulla. Il liberalismo invece è un'altra cosa, una visione del mondo ben precisa, quindi diventa non un aggettivo ma un sostantivo ben preciso, che Nicola almeno a me ha chiarito perfettamente. Non vado oltre per rubare tempo a nessuno. Mi dispiace che non c'è Dianella, pochi, forse 2 mesi prima della scomparsa di Nicola, fui ospite a casa loro e facemmo un pranzo frugalissimo nella cucina della loro abitazione, ricordo. E Nicola, quando mi salutò, mi disse testualmente: Società Libera, tienila viva, non mollarla. Bene, Nicola poi se ne andò dopo qualche mese, io sono rimasto di quell'avviso, non l'abbiamo mollata Società Libera, abbiamo perso tantissimi amici, 3 in particolare che, come dire, costituivano l'ossatura del comitato scientifico di Società Libera: Nicola naturalmente, Giovanni Sartore e Caglianiello, a cui ero particolarmente affezionato per tutti e 3. Non l'abbiamo mollata. E voglio solamente dire che qualche anno fa, 3-4 anni fa, non mi ricordo, ho scritto un libro di cose fatte da me e di cose raccontate, che ha un titolo: Illusione della libertà, certezza della solitudine. Bene, via Nicola, questa solitudine mi è pesata tantissimo. Grazie. Grazie mille. Allora, grazie mille a tutti voi per aver partecipato. Ora Anna Maria Matteucci firmerà le copie del libro per chi vorrà. Quindi ancora grazie.